Basta. Cari amici appassionati di tecnologia, bentornati in questo nuovo video. Io sono Toffo e c'è una formica sulla fotocamera. Oh, oh, vola via, ok. Oggi siamo qui in un video in cui non sono vestito da straccione, incredibile. Ok, è ora di spiegarvi sta roba perché sono vestito da straccione nei video. Praticamente nella mia famiglia distinguiamo dei vestiti da usare fuori, che sono i vestiti normali, tipo questi qui, e dei vestiti da usare in casa, che sono quelli che, con cui si vestono i barboni quando sono per strada, ecco. Quindi io utilizzo le magliette della Stramilano, le magliette che mi vanno un po' strettine, le uso a casa. E dove registro la maggior parte dei video? A casa. E per questo sono sempre vestito da straccione. Comunque non vi preoccupate, mi vesto anch'io con le robe firmate. Questa non è che sia firmatissima, però comunque Hard Rock Café di Atene, quindi. Ad ogni modo, quest'oggi ho da darvi degli aggiornamenti particolari. E in più, signori, ho da chiarire un dubbio che avete voi da un sacco di tempo. Allora, prima di tutto vi voglio parlare del video di giovedì. Ciao macchina! Per chi fosse nuovo e non sapesse cos'è il video del giovedì, era per un video in cui ogni giovedì, ogni anno portavamo un gioco diverso. Doveva uscire un episodio di quel gioco ogni giovedì. Fino all'anno scorso questa cosa è andata sempre benissimo. Il problema è che quest'anno non abbiamo trovato un gioco da portare in modo fisso, perché abbiamo iniziato con Rainbow Six, poi di Rainbow Six non abbiamo neanche fatto un episodio. Poi siamo passati a COD Mobile, ma COD Mobile non vi piaceva, siamo passati a Brawl Stars. Brawl Stars abbiamo portato un pochino di episodi, poi ci siamo stufati. E quindi diciamo che il video del giovedì per il momento è sospeso. Anche perché vogliamo portare diversi giochi, non vogliamo portare sempre lo stesso gioco tutto l'anno. Tipo quest'anno abbiamo portato diversi giochi. Per esempio abbiamo anche portato Fortnite, pur essendo stato il gioco dell'anno scorso. Spoiler. Secondo argomento, storie Instagram. Ok, sia io che Martin di solito facciamo le storie Instagram, ma il problema è che non le facciamo ogni giorno come fanno molti altri youtuber. E su questo ho da dire anche altre cose. Noi siamo disposti a far vedere qualsiasi cosa nelle storie Instagram, cose divertenti che ci succedono durante la giornata, annunci di video live, eccetera. Bug di iOS 13, perché non è ancora finita. Non è ancora finita. Ma voi ci rendereste molto più facile la vita usando il nostro codice creatore e facendo una storia Instagram mentre shoppate col nostro codice e ovviamente taggandoci. Perché in questo modo non solo supporterete noi, ma ci darete la possibilità anche di fare più storie Instagram. Quindi ragazzi, codice FFG-toffolitoyt nello shop, ve lo lascerò pure a schermo così riuscite a copiarlo nel vostro shop, perché lo userete, vero? Vero! Ok, sono entrato in casa perché si è messa a piovere. Terzo argomento, perché non sto montando più i video con Final Cut? Voi adesso sapete che ho imparato più o meno ad usarlo, ho imparato a fare le cose di base e anche qualche effettuccio carino che vi metto ogni tanto nei video. Però notate che in questo periodo i video sono un po' meno caricati di montaggio, diciamo, perché non riesco più ad usare Final Cut. Infatti sono tornato ad usare iMovie, ma non perché non sia più in grado di usare Final Cut. Non posso editare con Final Cut, perché Final Cut richiede molta memoria interna nel computer, nei Mac, perché c'è solo per Mac. E ragazzi, ho dimenticato a casa l'hard disk. Quindi, avendo il mio Mac solo 128 GB di SSD, mi viene veramente, veramente difficile editare i video con Final Cut con così poco spazio. E in più nell'hard disk avevo anche un sacco di altre cose, come per esempio le foto della mia fotocamera, quindi non posso scaricare le foto della fotocamera, devo tenerle tutte lì nell'SD ad aspettare. E avevo anche tutti gli effetti predefiniti dei video, tutte la intro, tutti i video, tutte le foto che uso di solito, tutte le segnalazioni, quindi non posso usare nulla di tutto ciò. E quindi anche per risparmiare più spazio sono tornato ad iMovie. E ultimo argomento, ma non il meno importante, anzi il più importante, quello per cui ho fatto questo video e da cui viene il titolo,
Questa è la domanda che mi fate in di più in live. Prof, perché prima dici che Fortnite ti fa schifo e poi ci giochi? Beh, partiamo da un presupposto. Fortnite in realtà non mi ha mai fatto schifo. Cioè, sì, alcune volte la Epic Games ha fatto cose che non mi sono per niente piaciute e ci ho fatto immediatamente un video. Diciamo che il fatto che i giocatori tryhardassero non mi è mai andato a genio. Però, tutto sommato, ecco, mi è sempre piaciuto, è sempre stato un bel gioco. E voi vi chiederete, allora perché dicevi che ti fa schifo? Come spiegarlo? Beh, ragazzi, diciamo che io sono una persona che segue molto la massa. E il periodo tra gennaio 2020 e aprile 2020 è stato un periodo in cui nessuno, e dico nessuno dei miei amici, giocava a Fortnite. Anzi, tutti dicevano che faceva schifo. E allora io cosa faccio? Non è che continuo a giocarci fregandomi di quello che dicono gli altri perché mi piace il gioco. No, no. Io ovviamente vado per fare più figo con i miei amici, vado a dire che il gioco non mi piace. E per questo non ci ho giocato per 4 mesi. Poi in realtà sì, un pochino mi ero anche stufato, anche perché il capitolo 2 non mi è che mi sia mai piaciuto così tanto. Però per lo più era per quello. Poi un'altra cosa, il video su Fortnite che è morto non c'entra assolutamente nulla con tutto ciò, perché in quel periodo effettivamente Fortnite si stava avviando verso il suo declino. Poi è arrivata la quarantena, l'ha un po' risollevato ed è tornato ad avere un numero stabile di giocatori. Però se non ci fosse stata la quarantena probabilmente sarebbe già un gioco morto. Niente, questa era una piccola precisazione in editing. Il fatto che voi mi dite che ho fatto la figura dell'ipocrita e per questo vi do ragione. Sì, ho fatto la figura dell'ipocrita. Però vi svelo anche un'altra cosa. Quando Martin ha fatto il sondaggio per farvi scegliere se farmi tornare a giocare su Instagram, gli avevo detto io di farlo perché io volevo tornare a giocare e avevo bisogno di una scusa per tornare a giocare. Quindi sì, ho fatto la figura dell'ipocrita. Sì, mi dispiace per averlo fatto. Però ragazzi, io ho queste mie fissazioni che non vanno bene, lo dico pure io, però ce le ho. Signori, finito questo video, vado a giocare a Fortnite, bella.